Quest'oggi facciamo una delle canzoni più emozionanti che esistano al mondo. Sto parlando di Iris dei Goo Goo Dolls. Tutorial aggiornato. Give up forever and touch you. In the zone of your feelings somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't want to go home right now. And all I can taste of this moment, and the whole I can breathe in your life, is the soul that old lady, it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want a world like to see me. Yes, I don't think he did understand. And very things to make you be broken. I just want you to know who I am. Canzone fantastica dei Goo Goo Dolls, ragazzi, che è epica, ok? La cantate e la suonate in qualsiasi situazione, funzionerà al 300%. Se volete imparare a suonare la chitarra proprio come faccio io, come avete appena sentito, io ho creato Chitarra Digitale, che è il mio corso di chitarra dalla A alla Z per imparare a suonare le proprie canzoni preferite in meno di 2-3 mesi, ok? Con accordi facilitati, ritmiche universali, andiamo ad imparare tutto dalle basi fino alla Z, ok? Vi lascio il corso completo qui giù in descrizione o andate su chitarradigitale.com. Come avete visto, io ho messo il capotasto sul settimo tasto della nostra chitarra, perché in questo modo abbiamo una tonalità un po' più facilitata sia a livello di voce, ok, sia a livello anche di accordi, perché a livello di accordi partiamo con un nostro bel sol maggiore, la minore e poi do maggiore, ok? Quindi abbastanza facile. Questi sono i primi tre accordi che incontriamo, ok? Come vedete, molto facile, soprattutto dalla minore, per andare sul nostro do maggiore, che basta spostare il terzo dito sul il terzo tasto della quinta corda. Quindi I'll give up forever and touch you. Potete addirittura lasciare il la settima minore aperto. Quindi al posto di mettere il terzo dito potete anche lasciarlo addirittura alzato. Quindi I'll give up forever and touch you. La particolarità di questa canzone è che dobbiamo con la mano destra andare a suonare i nostri bassi. Quindi per quanto riguarda il sol è la sesta corda, per quanto riguarda il la è la quinta corda, per quanto riguarda il do sarà il terzo tasto della quinta. Quindi give up forever and touch you. Attenzione, altri tre accordi, mi minore, re e do. Cause I know you feel him somehow. Come vedete già ho fatto una particolarità. Dal mi minore sono andato su Ra, il Re basso fa diesis, Ra non esiste, ok? Quindi che è questo qui. Al posto di fare il nostro Re maggiore normale, con il pollice possiamo cliccare il secondo tasto della sesta e fare il Re basso fa diesis, oppure con le due ditina, quindi secondo dito sul secondo tasto della terza corda e primo dito sul secondo tasto della sesta. Quindi I know the feeling somehow. Do maggiore. Ricominciamo questa serie di sei accordi. Sol is the closest to heaven that I'll ever be. Cause I don't want to go home right now. Ok, arriviamo poi al ritornello. Che cosa cambia? Cambia che facciamo solo tre accordi e sono tutti minori all'inizio. Quindi mi minore, re e do. E continuiamo così per sempre. Cause I think he did understand. When everything's too much to ritmica giù, su, su, giù, su, su, giù. Ok ragazzi, ritmica base per riuscire a suonare questa canzone. Quindi attenzione, giù, su, su, giù, su, su, giù, su, su, giù, su, su, giù. Ok, come vedete, giù, su, su, giù, su, su, giù. Ok, queste ritmiche che possiamo utilizzare per tutta la durata della canzone. Capite che dovete suonare i bassi, quindi I don't want to see me. Vabbè,
io faccio un paio di do, basso, sol, quindi do maggiore col quarto dito, per poi mettere il terzo dito sulla sesta corda, ok? Per enfatizzare di più. Però gli accordi sono sempre questi. Molto facile, come avete visto, ragazzi. Cioè, appena prendete la chitarra, nessuno se ne accorge, capotasto sul settimo tasto, iniziate. Give up forever and touch you. Yes, I know that you feel him somehow. Ragazzi, se vi è piaciuto il tutorial, fatemelo sapere qui giù nei commenti. Tutorial facile comunque, di una canzone veramente famosa. Vi ricordo che se volete imparare a suonare la chitarra proprio come faccio io, quindi a suonare le vostre canzoni preferite, io ho creato Chitarra Digitale, che è il mio corso online proprio per imparare le vostre canzoni preferite, con accordi facilitati, ritmi universali, tecniche speciali, hammer on, pull off, palm mute, tutto dalla A alla Z, ok? Vi lascio il link in promo qui giù in descrizione, mi raccomando. Fatemi sapere quali altre canzoni vi piacciono e io cercherò di portarvele sul canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!